Ciao a tutti ragazzi e benvenuti benvenuti, carimero, in questo nuovo video. Mm, come va? Come state? Mi auguro ovviamente che stiate bene. Oggi lo prendo e lo distruggo. Io lo distruggo. Lui oggi lo distruggo, lo uso come sparring partner. Oggi lo distruggo. Per quanto mi ha fatto innervosire, io lo demolisco. Capito? Lo, lo faccio a pezzi e lo metto in una ciotola per fare le polpette. Praticamente questo è il piano originale. L'altro giorno si è tenuta l'assemblea dei soci della Juve, l'assemblea degli azionisti, in cui sono stati insomma, affrontati tanti temi. Un tema in particolare è stato quello relativo a una delle più grandi situazioni in cui noi attualmente ci troviamo. Tra pochi secondi, io vi svelo qual è e vi svelo anche perché io sono arrabbiato perché è successa una cosa un po' particolare che a mio modesto avviso è giusto affrontare. Va bene? si parla di Ferrero, fra poco. Prima di iniziare, tre cose molto semplici, iscrizione, solito like, solita campanellina, ovviamente sempre delle notifiche, per rimanere ovviamente sempre aggiornati, mi raccomando ragazzi, è veramente molto importante, vi ricordo che se voi non attivate la solita campanellina delle notifiche, non vi arrivano mai i video, tra l'altro escono contenuti nuovi tutti i giorni, quindi se volete fate questa qua, e tra l'altro potete ovviamente anche seguirmi all'interno dei social, Ferrero che è il Presidente Insomma, della Juve, l'altro giorno ha parlato all'interno dell'assemblea. E una delle domande che gli sono state poste è quella sulla Superlega. C'è stato un socio che ha detto: oh, Presidente, ma allora eh, cosa facciamo noi con la Superlega? Non si è ben capito. Noi, eh, insomma, non abbiamo compreso che succede, la Superlega, che facciamo, eccetera. Cioè, lui ha detto: Noi, eh, la Superlega è un progetto, noi siamo fra i club che ancora sono dentro perché sono rimasti solo tre club, ci siamo noi. C'è il Real Madrid spagnola, e l'altra Spagnola, che, che è il Barça. E però, noi abbiamo fatto domanda per uscire dalla Superlega, quindi abbiamo di fatto chiesto alle due altre squadre di uscire dalla Superlega. Ma in tutto questo non abbiamo ricevuto nessun tipo di risposta. Ok, allora, innanzitutto io vorrei prendere Ferrero e li vorrei dire un mistero perché tu sia eh, oggi nella Juve. Cioè, Ferrero è proprio il classico nome di Nel Elcan nel calcio non ha mai saputo fare niente, è sempre stato un incompetente calcisticamente parlando. E infatti si vede dalla gente che si mette attorno, voglio dire. Ferrero non c'entra niente con la Juve, cioè non, non so neanche cosa faccia Ferrero, voglio dire, non, non, è proprio inutile. È un uomo all'interno della società, è una figura che non ha letteralmente nessuna funzione. Quindi arriva lì e dice due parole che so cavolate. In secondo luogo, a te ti pare giusto farci fasta a dire questa cosa nei confronti dei tifosi? Allora, partiamo dal presupposto che io la Superlega l'ho creata perché avevamo dei problemi. La Juve ha creato la Superlega insieme alle altre, alle altre due squadre, Reale e perché c'erano dei problemi che la UEFA non voleva. Quindi noi abbiamo provato a cambiare le cose e dobbiamo essere consapevoli del fatto che è una cosa nu nuova. Ed è una cosa importante il fatto stesso che tu cerchi di uscire fuori dalla superlega, uscire fuori dalla superlega e cancellare tutto il lavoro che il presidente che c'era prima di te, cioè Agnelli, presidente tra l'altro che ci ha fatto vincere di tutto e che ha portato di tutto all'interno della Juve, già che tu voglia cercare di cambiare le cose, tu e gli altri come te, a me date un fastidio enorme. Io nella mia vita ho una cosa che non, mi devono, che non mi devono mai toccare, la Juventus è una di quelle, è una delle pochissime cose che non mi devono mai toccare. Nel momento in cui io vado a parlare di Superlega e ho di fronte un presidente che anziché lottare per gli ideali della società se fa mettere i piedi in testa, per me tu sei un pagliaccio, ok? Esattamente come il proprietario che è un altro pagliaccio che nel momento in cui deve intervenire dicendo delle cose giuste per cercare di avere un carattere giusto da Juve, se lava le mani. Io vorrei stare nella testa, anzi vorrei stare di fronte alle persone che dicono che Elkan è meglio Danielli e che Elkan è un proprietario migliore e ha una dirigenza migliore di quella Danielli. Di vorrei stare di fronte a queste persone per dire a queste persone che non sanno niente di Juventus. Cioè le persone che oggi vanno a dire che Elkan va bene per la Juve, che questa dirigenza va bene per la Juve, che I nostri dirigenti sono tutti straordinari e gente che di Juve non ha niente. Questa è gente che è cresciuta a pane e Guardiola, a pane e Manchester City, a pane e Barcellona, della storia della Juve, non conosce niente. Della tradizione non conosce niente, dello stile, non conosce niente. E gente da due soldi che c'è che è che, che arrogante. Perché quando tu vai a discutere con queste persone e parli loro della differenza fra Annelli ed Elka, sono così arroganti e ignoranti. Che ti dicono che Elkan ha risolto i problemi della Juve, che Agnelli li ha creati senza sapere che nel momento in cui Agnelli ha preso la presidenza della Juve nel 2010, i problemi erano quelli creati da Elkan. Ma questo ovviamente sta gente stupida non lo sa e quindi vivono nel loro mondo fatato all'interno del quale la Juve attuale è perfetta. La Juve attuale non è la Juventus a che siamo abituati a vedere. Né dal punto di vista del campo, né dal punto di vista della dirigenza. E la dichiarazione sulla Superlega è la dimostrazione palese. Ovviamente, io non pretendevo mica che tu dicessi, eh, no, noi siamo parte della Superlega, andiamo contro tutti, perché so che la UEFA ti minaccia. Io lo so perfettamente questo. Perfetto, c'è anche, sai, un modo di parlare all'interno delle assemblee. Avresti potuto dire, ad esempio, è un progetto che ci vede coinvolti, ma si vedrà. Mm? Semplice, leggero, non ho detto niente di particolare, arrivederci. Invece Ferrero ci tiene a ribadire che la Juve ha fatto domanda per andare fuori. Capito, perché dobbiamo essere la Svetlana d'Europa? Non posso dire la parola che penso in questo momento che inizia con la P e finisce con Ana, quindi utilizzerò la parola Svetlana, perché io devo essere la Svetlana dell'Europa? Hm? Perché vuoi a tutti i costi non avere le pace? Dove sono finiti i tuoi testicoli? Ti si sono ritirati all'interno? I tuoi e quelli del resto della società. Ma voi pensate veramente di identificare la Juve di fronte al mondo? Cioè, voi credete davvero che Ferrero, Scanavino, Elka e gli altri in rappresentino oggi la Juventus? Perché se credete una cosa del genere, dovete andare a leggere un libro sulla storia della Juve perché nessuno di loro li rappresenta. Nessuno di loro rappresenta la Juventus, la Juve oggi è rappresentata dai tifosi che sono ancorati a quello che la Juve ha fatto, a quello che la Juve è. Non da Ferrero e Scanavino, sta gente la Juve la sta rovinando. Lo ripeto ora, l'ho detto dieci volte e lo ripeto. E questo vuol dire dire le cose senza paura di avere l'orda di gente che dice «No, ma perché Ferrero e Elcan stanno a risolvere i problemi». I problemi alla Juve li ha creati il Covid, non li ha creati nessun altro. Il Covid con tutto quello che è successo, poi le responsabilità ci sono delle persone che c'erano prima, ma ci sono anche quelle di adesso. Perché, se tu in due anni non mi riesci a risolvere nessun tipo di problema sostanziale, e te, ti pensi solamente a guadagnare, perché questo è, la colpa non è nostra. Ma perché ritenete che il progetto sportivo della Juventus sia un progetto sportivo all'altezza della squadra come la nostra? Negli ultimi quattro anni negli ultimi quattro anni. Eh, quanti problemi abbiamo avuto noi tra processi, quante volte si è fatto mercato? Mai perché negli ultimi 4 anni tu sei stato due sessioni e mezzo senza fare, tu hai fatto mercato quest'anno? giuntoli, Perché ti sono arrivati i soldi dalla stagione precedente, e hai ceduto gente e poi hai fatto mercato un anno e mezzo prima avevi fatto mercato. Un anno e mezzo prima, due anni prima. Perché per due anni tu con Allegri in panchina non hai fatto mercato perché c'erano i soldi. Ritenete un progetto tecnico all'altezza della Juventus questo? Bene, se voi ritenete che sia un progetto tecnico all'altezza della Juventus io alzo le mani. Per me sta dirigenza non, vale non vale nulla. Cosa vi devo dire? Un presidente che mi viene a dire, ho fatto la richiesta per uscire dalla Super League ma me l'hanno rifiutata. Meno male che te l'hanno rifiutata. Se no te facevo una faccia come, 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 come un pomodoro te la facevo diventare. Meno male che te l'hanno rifiutata perché tu non hai il coraggio di parlare decentemente, tu e quell'altro. Rincoglionito che sta in società, non avete il coraggio di parlare chiaramente con le persone, capito? Ci vuole pure un po' di coraggio, un po' di carattere per fare determinate cose. Povere stelline, della... eh, puoi uscire dalla Superliga perché tu sei, infatti, infatti guarda, è un'ideona questa qua di uscire dalla Superliga. Guarda, veramente, meno male. A me la gente così mi fa venire proprio l'impulso di prenderti a testate, veramente, guarda, veramente. Io non so, sono uno che è la persona più tollerante di questa terra, ma quando sento queste cose mi sale il crimine, veramente. Mi sale veramente il crimine. Io mi devo sentire da Ferrero che non sa manco dove sta di casa, che noi abbiamo fatto domanda e non ce l'hanno accettata. Ah... Per eh, pietà di e lascia stare, ritirati, tu e quell'altro che sta in società, ritiratevi per cortesia, date spazio a chi veramente vuole lavorare qui dentro, per cortesia, che, che, che è, è, è tempo d'andarsene via, capite qual è il discorso? Per cortesia andate via, andate via, che non ve sopporto, non, non si può sopportare questa cosa, fatemi sapere.